c'è la polizia, raga, c'è la polizia, zitti. Oh, c***o, mi sta fermando, raga. Buongiorno, giumenti, attento, libretto. Dove stiamo andando qua? Buongiorno ragazzi, siamo a San Marino, paesaggio ipico. Siamo qui a filmare un urban downhill per Red Bull. Ieri abbiamo fatto un po' scouting, abbiamo visto un po' di scalinate. Lo Zili non c'era, quindi adesso dobbiamo farlo prendere male e dirgli che dobbiamo scendere da dei punti che non hanno senso. Grazie. Abbiamo lo stesso look, hai notato questa cosa? Oh, bravo, tu usi il mio logo. Quello là è la vittima. Buongiorno. Atleti prestanti. Guarda che oggi dobbiamo performare con due o tre punti un po'. Cioè, ci si fanno. Il primo qui è un po'. Vedrai che ci divertiamo. Okay. Di qua ce la facciamo easy. Ce la facciamo easy. Tanto la neve ci rallenta, secondo me. Sì, sì. E secondo me è abbastanza easy. Easy. Tu vedi, ma adesso vedrai su. Atleti prestanti. Così era divertente. Cazzo, è figo questo, eh? Ce l'abbiamo fatta, shooting finito. Adesso abbiamo 3 ore e mezza di macchina per tornare a casa. Ma sono molto gasato perché domani ritiriamo il furgoncino nuovo. Direzione stazione. Direttamente sulla limousine della Beatrice. Era almeno dai tempi dell'università che non prendevo un treno, ragazzi. Non ci terrò mai a rifarlo. Adesso non andavo più da tanto. Dicevo, ma chissà, vabbè, è bella la stazione. Mamma mia, solo entrare ti viene lo schifo. Forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, il detto di oggi è: meglio 50 anni in coda in macchina che un giorno in treno, ragazzi. Che lusso, va qui, che roba. Ragazzi, finalmente l'abbiamo ritirato, Ford Transit Custom, esattamente quello di Ivo. In realtà è lo stesso modello, ma chiaramente il modello furgonato. Ho deciso di prenderlo, raga, perché mi ero completamente rotto le palle di caricare bici, moto sulla Hyundai. Non so se avete già visto il video che ho fatto sulla Hyundai, già un po' saccagnata. Ho dovuto prenderlo usato perché, raga, il nuovo non esisteva. Ho pagato una madonna. 50.000 km, è immatricolato fine 2020, ho pagato 33.000 euro. Come se fosse nuovo praticamente. Però raga, questo è il prezzo di mercato di adesso dei furgoni. Quindi se lo volevo adesso, questo c'era. La cosa particolare è che io chiaramente lo volevo assolutamente. Cambio automatico in città, raga. Cambio automatico. Dentro è già l'allestimento carino, col touch e tutto, robe varie. 3 posti. È tenuto abbastanza bene, mi sembra. Ho visto dai wrap che aveva su prima che era boh di qualcuno che faceva surf, robe del genere. Ma difetti per adesso non ne ho visti, se non magari segnettini piccoli. La chiusura in realtà si vede che è stata tipo già mangiata, nel senso la plastica è consumata dal sale, da quelle robe lì. Però ragazzi, abbiamo un po' di gancini, può attaccare la moto tranquilla. Ah, chiaramente l'ho preso furgonato perché così lo scarico al 100% con l'SRL. Finalmente non mi devo più cambiare all'aperto, raga, quando vado a far cross. Posso mettermi qua seduto, comodo, e cambiarmi dentro il furgo. Cordicella. Ricordo dei surfisti. Oh. Davanti abbiamo un bel... così. Che questo può tirarsi su, così c'è un van. Apri anche qua dietro. Qui, perché è così, se devi caricare qualcosa di lungo. Il segreto del bastone magico. Mamma mia, come mi sento Ivo Pasquettin. Stessa motorizzazione di Ivo, 130 cavalli. Insomma, mi sento alto rispetto alla Hyundai, è pazzesco. Mamma mia, guarda che camionista. Adesso puoi prendere i dossi a 300 all'ora come me. Oh my god. La primissima cosa che bisogna fare però quando si prende un furgone nuovo è chiaramente attrezzarlo, perché non si può lasciare così spoglio. Quindi... primo acquisto fatto, subito. Cesta porta tutto. Cinghie elastiche utilissime sempre nel furgone. La pedana giustamente per caricare la moto. E non potevano mancare le cinghie per legare la moto. Chiaramente tutto questo l'ho comprato utilizzando l'app di Letyshops. Potreste averne già sentito parlare nei miei video. E non dovete skippare qua, perché raga, l'applicazione di Letyshops è gratuita e vi fa risparmiare. E ti fa risparmiare sui tuoi acquisti online, perché Letyshops è proprio un servizio di cashback. Cash
back. Lo dice la parola stessa, soldi indietro. Io infatti ho comprato tutto questo su AliExpress e mi sono tornato indietro dei soldi. Ah giusto, tra l'altro stavo quasi per dimenticare la cosa più importante, la scopa. Poi se siete furbi come me gli mettete le calamite. Ingegneria aerospaziale. Si vede che sei un amico di Michele Molteni. Ma scusa Toto, ma tu mi hai detto di utilizzare l'Etishop? Perché hai comprato su AliExpress? Ragazzi, su l'Etishop ci sono più di 3000 negozi e sono gli shop dove tutti noi acquistiamo quotidianamente. Per avere indietro questo cashback, voi basta che aprite l'Etishop, andate sulla barra di ricerca e cercate il negozio dove volete acquistare. Tipo io l'ho fatto su AliExpress. Selezionate il negozio e aspettate che il sito vi rindirizzi in quel negozio. Boom! E da lì fate il vostro acquisto regolarissimo. Con la differenza che se voi aveste acquistato sul negozio direttamente, aveste speso quei soldi e non vi sarebbe tornato indietro niente. Se passate prima dalle T-Shops, vi danno indietro dei soldi. E ragazzi, è gratuito! Dovete solo scaricare l'app o l'estensione per browser. Ah, e chiaramente ragazzi potete ritirare i soldi accumulati sulle T-Shops con un bonifico bancario o su PayPal. Poi provatelo, c'è il link in descrizione. Fatemi sapere se non vi fa risparmiare. Ora però ragazzi dobbiamo muoverci perché devo far vedere il furgoncino nuovo ai ragazzi del park. Vediamo se ci sono i ragazzi. Bozzare il furgone nuovo appena preso. Vabbè, è un furgone del cavolo, bianco, come c'è, vedete. C'è. Però ci sta tanta gente dentro. Il biglietto per il... Ce l'avete il biglietto? Andiamo qua. Un secondo. Sorry, bro. Capire che nel video si continua a fare tutti a se non si capisce una... Siete tutti dentro. Non dico di imitare questa cosa a casa, ragazzi. Lo facciamo per intrattenimento. Ciao. Dei rumori che non avete. Non imitatelo a casa, ve lo ripeto. Oh no, raga, c'è la polizia, zitti. No cazzo, mi sta fermando, raga. Occhio. Buongiorno. Documenti. Attento, libretto. Sì, dove stiamo andando qua? E stavo portando le foglie di carica perché abbiamo qua un bike park e avevamo un po' di foglie da buttare via. Ok, va bene, allora controllo un attimo. Raga, zitti. Sta controllando credo i documenti, è lì alla macchina loro. Allora, tutto a posto, è solo una segnalazione di un furgone bianco. Quindi dobbiamo fare solo un controllo. Ma qua in fortizzone. Quindi adesso facciamo un veloce controllo. Spina e soprattutto. Ok. Quindi spengo. Tolga pure le chiavi dal quadro. Okay. Oh no, scendo, metti le mani sul cofano. No, come sul cofano? Ma veramente? Giuro. Qua abbiamo solo foglie qua dentro. Sì, abbiamo foglie. Allora io dico una cosa, se c'è qualcosa da dichiarare meglio se me lo dici adesso, perché sennò poi sono problemi. No, in realtà vabbè, stavamo facendo un video però. Bravo! Ha detto che siamo carabinieri, ficcavo la secca. Attaccare! Carabinieri non gli secca una mina. What the fuck, bro? Poi non ho guardato dei GPS. Genio un po' cagate, eh. Ci siamo dovuti organizzare questo scherzo. Anni per organizzarlo. Va bene, grazie mille. Gentilissimi. Belle le stronzate, ma vediamo se veramente è utile il furgone a caricare i mezzi senza far fatica. Ora. La rampetta qui, raga, mi sembra un pochino mobile. Ah, se mi vedete che ho sul casco è perché non avevo cosa da mettere la GoPro in testa. Non sono incollati sotto qualcosa di gomma, qualcosa là.
vediamo se è abbastanza dritta. Perfetta. Tiriamo su questo. E tac. E avete il cavalletto. Zero rampa. Non è così pesante per sua. Allora, ora. Madonna se sono in ritardo, raga. Buongiorno. I boomer si svegliano presto la mattina, girano infatti, presto. Ovviamente sei in ritardo, avrei girato una mano con te. Ah. Sai, lo sapevo che sei un bastardo. Sei un bastardo. Gli amici veri sono così, sono dei bastardi. Ah, lui è uno di quelli scettici sulle moto elettriche. Sì. Devo farlo perché ripetere. Sono un boomer, no? Molto. No, 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 vai lì avanti indietro. La faccia del Marcone dopo che la usa. Impression is pretty good. Oh. Adesso la parcheggio, prima andiamo con le moto esatto, vere. Adesso, esatto, poi, però prima impressione molto buona. Il nostro amico Fontanone. Cazzo che figo! Siamo tornati in moto, finalmente col 2.5 e porca bruh. Oggi raga ci si diverte veramente un botto, però questo non è un video di cross. È il video del furgone. Raga, per i video di cross li porterò più avanti con questa motina. Scrivetemi nei commenti magari che colore di wrappino dovrei fare per il furgone. Qualche idea un po' carina. Mi raccomando, tartassiamo di messaggi ragazzi di Wraplab, così magari ci fanno il wrap al furgone. Test però l'ha voluto fare il ragazzo. Dice e poi mi ha detto: ma tanto, ma non è che me la fai provare? Un po' demolita, eh. È un enduro. Vabbè, però è giusto anche usarla da enduro. Paura! Cioè è una sorta di moto in miniatura. Comporta come una moto, ma molto molto piccola e facile. L'inerzia è fantastica, il gas in realtà non è affatto male, cioè abbastanza gestibile, non hai quell'on-off da elettrica. Ah, vi dico, lui era uno di quelli scettici. E ho detto no, oggi ho il furgone, gliela porto e gliela faccio provare anche in piano, nel suo ambiente non perfetto, che dovevo fargli rimangiare quello che aveva detto. Tanta roba, tanta roba. Allora, è stato un piacere in questo video, l'ho vista due volte. Raga, riprendiamo anche a girare in cross, finalmente col 2.5, che è ritornata la vera moto da cross. Finalmente zero sbatti col furgone. Mica troppo, perché come ci ho messo raga 2 ore, ho bestemmiato. Però vabbè, ci vediamo al prossimo video. Bella.